Il nuovo gioco di Naughty Dog potrebbe avere atmosfere molto diverse da quelle a cui siamo abituati. Dopo Uncharted e The Last of Us, infatti, il team californiano pare al lavoro su una nuova IP ad ambientazione fantasy. Al momento c'è grande riserbo attorno al nuovo progetto PS5 di Naughty Dog. Dopo la seconda parte di The Last of Us, Neil Druckmann e il suo team non hanno ancora annunciato su cosa sono al lavoro, ma un indizio potrebbe essere arrivato da alcune splendide immagini pubblicate dal senior concept art dello studio, Jung Nam, dei lavori che appaiono subito molto diversi da Uncharted e The Last of Us. Questi, infatti, sono ambientati in epoca moderna, mentre i disegni di Nam sono chiaramente fantasy, con tanto di drago annesso. Che sia un indizio di quello che è in lavorazione presso il premiato studio interno di Sony? Al momento non è dato saperlo, ma è lo stesso artista a stuzzicare i fan con la descrizione dell'opera. La serie di concept art, infatti, si chiama La Donna del Nord, un personaggio la cui ispirazione pare arrivare da un nuovo gioco. E voi sapete di cosa sto parlando, ammicca il veterano di Naughty Dog. Come sempre, il tratto e lo stile sono eccezionali, due caratteristiche in grado di donare familiarità ed originalità a dei soggetti trattati già molte altre volte. Il cambio di ambientazione potrebbe sembrare troppo inusuale per lo studio, se non fosse che qualche settimana fa anche l'ex art director dello studio, John Sweeney, aveva pubblicato delle immagini di un'ambientazione fantasy che potevano far pensare a dei giochi in lavorazione presso Naughty Dog. Potrebbe quindi essere in atto un vero e proprio cambio di rotta? Mentre Sony sembra voler far continuare la serie Uncharted presso un altro team con sede a San Diego, l'ipotesi appare tutt'altro che peregrina. E voi cosa ne pensate? E che tipo di gioco vorreste da Naughty Dog? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se avete trovato questo video interessante lasciate un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Ne volete altri? Allora iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina così da non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi, mentre a me non resta che ringraziarvi per aver guardato e darvi appuntamento al prossimo video, sempre qui su multiplayer.it.